Mara, facciamo la posta del cuore. Io ho delle cose, delle no? Perplessità. A un certo punto sì, ho delle persone che mi scrivono delle perplessità. Allora, dice che gli piaccio, ma non vuole una cosa seria. Chiudo con lui, ma continua a scrivermi. Sarà un grafomane. Mara è sotto attacco della Giro. Maria, vuoi fare con noi la posta del cuore? Certo. Cioè, dai. Allora, bello. Ok. Mentre stavamo parlando, il mio ragazzo mi ha chiamato mamma. Tocca. Meglio che lo lasci. Usciva con me per fare ingelosire un altro. Pezzo di me. Ah, interessante. Istinto. Voi che pensate, ragazzi? L'amore. Ma l'amore di che? L'amore di che? L'amore non puoi classificarlo. C'è chi... c'è addirittura gente che ama i cammelli. Sì, non io, non io. Vabbè, non ma io, anche però, se ami un cammello non c'è niente di male. Oh, chi lo sta dicendo? Non voglio fare cammello shaming, però è così. Mara, come lo definiamo uno che dice di essere single e poi lo scopri sposato e fidanzato? Stronzo. Un classicone. È lo stesso significato, però uno è un po' più volgare. Posso dire una cosa? Non è giusto cliscettizzare uno, etichettarlo. Magari uno dice sì una volta in chiesa davanti al prete e poi è etichettato come sposato per sempre, capito? Non succede mai, stai rilassato. Però che Mara è la più scatenata, secondo me. Uno, capito, è sposato se lo sente, capito? No, certo. Allora, dopo anni di fidanzamenti, mette ancora la madre prima di ogni cosa. Help. Mollalo, mollalo, questo sì, rapporto con la mamma è insopportabile. Ma dipende, com'è sta mamma? Si può vedere una foto della mamma? È tipo me. Ah beh, allora. Scusa, allora va benissimo. Allora ci sta. Guarda ogni tanto i miei stati WhatsApp. Mi ama e non vuole ammetterlo? Ma io non so fare il WhatsApp, per cui... Però se tu sei innamorata di uno e questo non ti caga, però ti guarda tutte le storie di WhatsApp, secondo te? Si prende una pedata nel culo che vola. La bambola assassina ha fatto il suo sporco lavoro. Bravo! Lillo, sei ufficialmente ammonito. No, la bambola assassina! No, quanto ragazzi, gli voglio bene a mio figlio. È la cosa più idiota che abbia mai sentito. Posso carezzargli le guanciotte? Cioè, aspetta. Accarezzami la manina. È la cosa più idiota. Ragazzi, mi raccomando, sentito. Ciao, saluta Fede. Oh, ragazzi, allora, ve l'ho detto che io mi sto preparando per Eurovision 2023? No. No, l'ho detto. No, t'hanno preso per come lo dici bene, no? Certo, Eurovision 2023. Perfetto. Arrivo. Vabbè, intanto potete parlare tra di voi. Ok, si deve preparare. Ma ci metti tanto o poco? Ah, ci metto pochissimo. Ci metto pochissimo. Ecco, ha fatto. Allora, il messaggio che ho, che darò all'Eurovision, è che sono un musicista zampognaro ecologista, cioè un mio messaggio a favore dell'ambiente. Ah, è un aspirapolvere. At the Eurovision, one of the most important music competitions in Europe, Magician Forest. And one, two, one, three. Two, three. Cosa stai facendo, Mara? No! Cioè, lui è milionario per questo. E parlava di noi che eravamo senza dignità. No, che è successo? Che è successo? Meno male che non stavi all'Eurovision. Cosa sta facendo? Che è successo? Niente, è successo che... Si è scaricata la... È in fase embrionale, vedi? Mi fa morire, lui è totale. Il suono è bellissimo, vero? Il suono esce bene, sì. Però purtroppo ogni metà di canzone devo andare a cambiare il sacchetto. Devo andare a cambiare il sacchetto. Ah, ok. Questa è la battuta finale. È divertente. No, però da regolamento noi non possiamo ridere, non c'è pregiudizio verso il pezzo, è il regolamento che stiamo seguendo. Portati più sacchetti. Beh, anche questo l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. A me mi è avanzato un regalo. Vai, vediamolo. Beh, raga, chi interessa, Qua, sono avanzati. Il vostro è già prenotato. Aspetta, sì. qua. Ecco. Togli. Che bello, ok. Aspetta. Sì. Vai. Ecco, adesso è perfetto, Però mi sembra basso. È un po' basso, È stata Michela Giro. Vabbè, ok, perfetto. Allora. Ah, Mosi può vedere un regalo. Sono pantaloncini
chiappe a vista da jogging. Ah. Generalmente i regali utili sono brutti e non danno piacere, però sono utili. E io quest'anno ho deciso di buttarmi sui regali utili. Tutti noi amiamo fare jogging con certo, i buddy al vento. Sì. È come se tu avessi le chiappe di fuori, però certo, non bello, è così. Magari se uno non ha il coraggio di mostrare la propria nudità. Ma pure se non ti va di bucare i pantaloni, no? Ah, perché tu dici te le metti sotto i pantaloni. Capito, allora sì, a questo punto... Bello. Comunque, se è un regalo per me, Letto volentieri. Cosa ha solleticato il pancino di Forrest? Mangisandoli, vai. Non so fare io. Ho pensato solo una cosa. All'omino di LOL. Adesso tu giochiamo... sei sicuro di essere proprio di Rovaniemi? De tu? Rovaniemi? Di Rovaniemi, Lapponia. Ma che Lapponia? Sono in Macerata e mangio pappardelle al lucinghiale. La 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 la